il popolo di Dio e venera il Santo Altare. Guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Interceda per te e per tutti la Madonna della Grazia, patrona di questa comunità parrocchiale. Zio. Sì.
sapientemente il ministero della predicazione della parola, della predicazione del Vangelo, dell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola? Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione all'onore di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi, consacrato te stesso insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Angelo, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Io, Angelo Bernardis, credo e professo con ferma fede tutte le singole le verità contenute nel simbolo della fede, e cioè credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo pure, con ferma fede, tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, scritta o trasmessa, e che la Chiesa, sia con giudizio solenne, sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato. Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre, con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto, agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio Episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.
Carissimo Padre Arcivescovo e carissimi, o meglio, carissima mia nuova famiglia, siamo in tempi di Olimpiadi e mi viene subito in mente l'immagine dell'allenatore. Io vorrei essere qui, come ci ha anche stimolato l'arcivescovo nell'omelia, per allenarci tutti insieme. I tempi cambiano, ma sono un bene, perché non bisogna mai diventare acqua stantia. Dio è sempre nuovo ogni giorno, fa nuove sempre tutte le cose. E il mondo, la storia, stanno vivendo un grande cambiamento. Vescovo ha lanciato già dall'anno scorso e con l'anno dell'educazione la parrocchia è la prima agenzia educativa di grande livello. Tante famiglie non sanno più come tirare i propri figli su. E le nostre parrocchie cosa facciamo? Siamo forse una risorsa a cui possono anche attingere le istituzioni pubbliche, la scuola, la società. Noi siamo una risorsa, una ricchezza, e vogliamo tirare fuori i talenti che Dio ha donato a ciascuno di noi, perché sia anche un'agenzia educativa di grande qualità. Chi conosce Cristo sa che Lui è sempre nuovo, ci dona sempre forza, ci danno sempre dove e con potere, diciamo, gettare le reti. Gesù dice da quella parte, quindi la sua parola è fondamentale. Noi presi dalla paura o dal panico, ecco, siamo allo sbaraglio, sbandati, perché non ascoltiamo più Lui. E quindi l'impegno grande che ci dobbiamo vedere come agenzia educativa è proprio quello di educare la gente alla fede, alla preghiera. Se non facciamo questo, la parrocchia fallita. Anche gli scandali, voi sentono spesso la cronaca piena e il tam-tam dei mass media, non fa certo onore, ma questo ci deve vedere più impegnati. Io in questi mesi, in questi anni che sono in ospedale, ho imparato proprio sulla mia pelle una grande massima di un celebre scrittore, Thomson, che diceva: ho cercato la mia anima e non l'ho trovata. Mi sono buttato nella mistica cercando Dio, non ho trovato questo Dio. Mi sono messo a cercare i miei fratelli e ho trovato tutti e tre. E attraverso il web mi sono arrivati attestati di stima, attestati di solidarietà, che io nemmeno mi aspettavo, come non aspettavo la volontà dell'arcivescovo che avesse voluto guardare a me per donarmi l'incarico di questa, chiamiamola, piccola casa di Maria. Maria ci ricorda la cultura del sì. Quindi noi diciamo sempre sì a tutte le cose belle, buone, giuste della vita. Noi non siamo quelli dei divieti. La Chiesa non è soltanto no, 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 come purtroppo molti avvertono, no? Nella Chiesa ci sono cose meravigliose di cui, ecco, vogliamo fare esperienza nei prossimi anni. E Madre Teresa, che si considerava la matita di Dio, l'arcivescovo giustamente sottolineava che noi non ci leghiamo alle persone, no? E quindi Madre Teresa, che si sentiva questa piccola matita sfruttata, ha scritto questa preghiera, questo manifesto che io lo trovo sempre, me lo leggo tutti i giorni, io ce l'ho sempre sullo specchietto del bagno, perché a volte, sapete, stanno vicino agli ammalati, spesso ti viene un po' di depressione, può venire, no? Stare a vedere questo anziano, malato. Questa è, io la chiamo il manifesto dell'ottimismo. E dice così: qual è
Il giorno più bello? Oggi. La cosa più facile? Sbagliare. L'ostacolo più grande? La paura. Lo sbaglio peggiore? Arrendersi. La radice di tutti i mali? L'egoismo. I migliori insegnanti? Le prime necessità? Parlare con gli altri. La peggiore sconfitta? Lo scoraggiamento. La cosa che più fa felici? Aiutare gli altri. Il mistero più grande? La morte. Il peggiore difetto è il malumore. La persona più pericolosa è il bugiardo. Il sentimento più dannoso è il rancore. Rancore. Il regalo più bello è il perdono. La cosa di cui non si può fare a meno è la casa, la famiglia. Il gesto più efficace è il sorriso, il rimedio ad ogni cosa è l'ottimismo, la maggiore soddisfazione è il dovere compiuto, la forza più potente è la fede, le persone più necessarie i nostri genitori e la cosa più bella di tutte l'amore. Questo è un programma. Passo di là, toccato lui il microfono. Siete contenti?